La schiena ha le sue curve fisiologiche e l'abbiamo già detto. È flessibile e si adatta ai nostri movimenti. E abbiamo già detto anche questo. Ma non va caricata in maniera sbagliata. Altrimenti i famosi dischi intervertebrali soffrono moltissimo! E la mamma non ha torto a sottolineare che durante la crescita i ragazzi sono più delicati, anche perché tendono a farci meno caso. Allora, adesso vi spiego. Sollevare e trasportare pesi, anche lo zaino, sono operazioni che mettono la nostra colonna sotto sforzo. Bisogna farlo pensandoci bene. I pesi vanno sollevati tenendo le gambe piegate per trasferire parte dello sforzo ai muscoli delle gambe e ai glutei, che sono fra i muscoli più grossi del corpo. Se non lo facciamo in questo modo, sforziamo la colonna vertebrale ed i muscoli che la sorreggono, che sono invece molto piccoli e non ce la possono fare. Guardate un po' che succede alla nostra schiena a sollevare dei pesi. Guardate che differenza di peso sulla schiena aiutandosi con le gambe oppure no. Questo è il peso che si sviluppa sui famosi dischi intervertebrali. Figuriamoci poi se il peso lo trasportiamo solo da un lato. I dischetti scoppiano e questi fanno finta di niente. Ognuno guarda l'altro, ma di sciocchezze ne fanno tutti.